Sì, io sono romano e la domenica io compio un'azione che non mi permette più di muovermi. Che cos'è? Scusa, non capisco. Che? La magnata romana. Cioè, tu la domenica cosa fai? Io la domenica mattina mi alzo un'ora e mezza dopo... Normale. L'alzata abituale di tutti i giorni lavorativi, verso le 8:30, alle 9, mi bevo un caffettino, poi esco, mi faccio una passeggiata, vado a messa, poi finita la messa ritorno a casa ancora con una bella passeggiata. Perché mi guardi? Non ci vai a messa? No, sei musulmano? Allora... Poi torno a casa, leggo un po', scrivo, sbrigo un po' di corrispondenza... E a luna precisa mi metto a tavola. Quello che mangio, guarda, te lo dico subito perché mangio sempre la stessa cosa da quando sono nato. Domenica. Pasta asciutta. Che te pare? Allora. Però c'è pasta asciutta e pasta asciutta. Ah, c'è sì? Quella lunga, quella corta, quella grossa. Bucatini. Sono rigatoni, conchiglioni, bombolotti, bucatini. Ogni settimana io cambio, vario. Con il sugo di pomodoro, salsa di pomodoro e carne. Di vario tipo, involtini, polpettine, brasato tutto tagliato a fettine. Dentro la pasta? Aspetta. In un altro decamino cuoce dei fegatini sempre in salsa di pomodoro e nell'altro decamino dei filetti di melanzane, sempre con salsa di pomodoro. Tutti questi ingredienti aspettano che si cuoce la pasta. Se poi è una stagione invernale come questa, allora si mette uno strato di ricotta prima di versare la pasta. Poi si versa la pasta e poi tutto sopra. Sulla pasta? Sulla pasta. L'ho fatto con infame, dall'una che sta... Poi una spolverata di parmigiano e questo io lo chiamo piatto unico. Oddio, se c'è qualcuno un po' leggerino, un po' malato di stomaco, non glielo consiglio, ma comunque una volta alla settimana, la domenica, si può provare. Quindi? Quindi la prendo per il suo verso, con calma, mi mangio verso... Un'ora, un'ora e mezza ci metto per consumare questo piatto unico. Poi mi alzo molto lentamente, mi sdraio su una poltrona, mi accendo una sigaretta, bevo un liquorino e guardo la televisione e ti vedo a te. Perché sì. La domenica io la seguo sempre con molto affetto. Anzi, mi congratulo con te nel modo come la conduci, sempre molto brillante, interessante e anche molto spiritoso. E per un'ora io sto attento e divertito davanti alla televisione. Poi mi prende come un torpore. Mi si annebbia tutto, sento suoni di campane, echi di organi, di flauti lontani. Allora mi alzo con un sorriso, mi avvio, io so già dove, camera da letto, mi spoglio, mi metto in pigiama e mi ficco sotto. Spengo la luce e prima di addormentarmi sento ancora lontana la televisione, sempre tu che conduci. E faccio appena in tempo a dire a B, ma che stai a fare? Che... che perdo i sensi, Pippo mio. Dopo due ore, due orette e mezza, anche tre ore, mi sveglio. Un po' rincoglionito, ma molto riposato. Accendo il televisore che sta in camera e tu stai sempre là. E io mi rammarico di non essere mai venuto. Vedi che con delle abitudini del genere... La domenica è chiaro. La domenica io proprio non mi posso muovere. Non ho avuto mai una moglie che ha cambiato queste mie abitudini. Ho fatto sempre il comodo mio perché sono in piena libertà, nessuno interferisce. E queste abitudini le ho conservate, come vedi, fino ad oggi.